Buongiorno, oggi è venerdì 19 settembre del 2014. C'è quel passo bellissimo in Seconda Cronaca, al capitolo 20, dove parla della battaglia che il popolo israele dovette affrontare. In realtà fu una battaglia non affrontata perché Dio si prese cura della, del suo popolo, c'è il momento in cui i Moabiti, e gli ammoniti si schierarono contro il popolo israele, a quel tempo il re era Josafat. E dice qua in seconda cronaca 20 che ci fu una grande moltitudine, i figli di Moab, i figli di Ammon e altri con loro assieme, gli ammoniti, vennero per combattere contro Josafat. Ed è scritto al versetto 12 una preghiera che Josafat fece, disse Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio contro di loro? Perché noi siamo senza forza davanti a questa moltitudine, questa moltitudine che viene contro di noi. Noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Sono battaglie che Dio ci chiama a combattere, ma ci sono battaglie dove Dio dice: Questa non è la tua battaglia, questa è una mia battaglia. E proprio nel momento in cui Josafat fece quella dichiarazione davanti a Dio davanti a tutto il popolo dicendo noi davanti a questa moltitudine siamo senza forza noi non sappiamo cosa fare ma i nostri occhi sono su di te allora in quel momento Dio suscita un profeta in mezzo all'assemblea scritto versetto 14 nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'eterno investì e Azia il figlio di Zaccaria figlio di Benaia e disse, ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, tuo regio sa così, dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Stai combattendo una battaglia che probabilmente non è tua, nel senso che è qualcosa nel quale tu sei coinvolto, chiaramente, ma probabilmente Dio ti sta dicendo lascia. Fare a me ogni cosa. Dio disse ad Israele, a Israele e a Josafat di presentarsi in mezzo al campo e l'unica cosa che dovevano fare è cantare, l'unica cosa che dovevano fare è lodare. Josafat schierò l'esercito e la cosa folle, incredibile, è che lui davanti alla prima linea non schierò gli uomini più forti, ma schierò i lodatori, i cantanti, coloro che suonavano e cantavano. E dovevano celebrare l'Eterno perché l'Eterno è buono e perché la sua benignità dura in Eterna. Dice la Bibbia proprio in questo capitolo che mentre loro cominciarono a lodare, Dio stesso tese un'imboscata al nemico e loro vinsero la battaglia senza mettere mano alla spada. Allora Dio dice a qualcuno, probabilmente oggi, non combattere più, non cercare di risolvere il problema lasciano nelle mie mani, tu soltanto lodami presentati stai alla mia presenza e lodami 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 e basta come disse Paolo ai filippesi rendiamo note le nostre necessità a Dio mediante preghiere e supplico, supplica e alla fine dobbiamo semplicemente ringraziare dobbiamo semplicemente lodare Dio per la risposta e la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza Custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. Lui ha promesso di soccorrerci, ha promesso di prendersi cura di noi. Non sappiamo come, non sappiamo eh, quando, non sappiamo di chi si servirà, ma una cosa è certa: ci sono battaglie, e molto spesso è così, che non dobbiamo combattere perché tutto ciò che sta avvenendo contro di noi è talmente grande che umanamente ci schiaccia. Quindi dobbiamo semplicemente. Riposare nel fatto che Lui ha il controllo di ogni cosa, Lui vuole semplicemente che noi lo lodiamo, che noi lo ringraziamo. Punto e basta, quindi molla la presa, smettila di cercare di risolvere perché ci sono situazioni che non potrai mai risolvere. Quindi riposati, spendi il tuo tempo, basta chiedere, basta piangere, basta lamentarsi, loda, punto e basta, ringrazia, punto e basta. Dichiara parole di fede e dici, Signore io so, Papà io so che tu ti prendi cura di me. E questo è tutto ed esclusivamente per grazia. Dio vi benedica e buona giornata.